specifico in cui laggiù temevamo la morte. Se vorremmo qui in silenzio, come vogliono i nostri nemici, se non ritorneremo, il mondo non saprà di che cosa l'uomo è stato capace, di che cosa è tuttora capace. Il mondo non conoscerà se stesso, sarà più esposto di quanto non sia a un ripetersi della barbarie, qualunque ne sia la matrice politica, effettiva o dichiarata. Da questo impulso a vivere per raccontare, da questa coscienza di una responsabilità storica ben definita che affiorava nei rari momenti di tregua, molti hanno tratto la forza di resistere giorno dopo giorno. Per il reduce, raccontare è impresa importante e complessa. Un obbligo morale e civile, un bisogno primario, liberatorio, una promozione sociale. Chi ha vissuto il Lager si sente depositario di un'esperienza fondamentale, inserito nella storia del mondo, testimone per diritto e per dovere, frustrato se la sua testimonianza non è sollecitata e ricevuta, remunerato se lo è. Perciò per molti di noi questa intervista è stata un'occasione unica e memorabile, l'evento che aveva atteso fin dal giorno della liberazione e che ha dato un senso alla sua liberazione stessa. Primo Levi, prefazione alla vita offesa. La memoria